Oggi è una giornata particolare e sono anche particolarmente felice per la visita che la Croce Rossa di Mazara del Vallo oggi ha avuto, con la presenza del Priore di Sicilia, Santi Barbera, e la Commenda di Mazara del Vallo dei Cavalieri di Malta. E poi ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale, Vito Gancitano, Don Antonino Favata, per la loro visita nel nostro comitato. Li ringrazio perché stanno acquistando i panettoni della Croce Rossa per le festività natalizie, e questo contributo ci aiuterà diciamo, a portare avanti le nostre attività. Abbiamo bisogno di tanta solidarietà e di appoggio da parte della comunità e delle istituzioni. Grazie ancora. Buon Natale. Ringrazio la Presidente Mariella Quinci della Croce Rossa Italiana di Mazara del Vallo per averci dato oggi questo piacere, ma soprattutto onore nell'essere qui presente. E come commenda di Mazara del Vallo acquisteremo questi panettoni in modo da poter dare un contributo alla Croce Rossa Italiana. Ringrazio anche i miei confratelli e consorelle, il Presidente Vito Gancitano per averci accompagnato, e Don Antonino Favata, futuro assistente spirituale del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Volevo ringraziare la Croce Rossa Italiana che oggi ci ha ospitato nella propria sede e i Cavalieri di Malta che con un piccolo gesto stanno dando un contributo alle iniziative che farà la Croce Rossa. Anzi, questo mezzo mi permetterà di invitare tutta la cittadinanza per acquistare un piccolo panettone al prezzo di 10 euro per dare aiuto alla Croce Rossa che a sua volta dà l'aiuto sul territorio mazarese.